quando scendiamo a Salerno per il porto, no? Scendiamo dal ponte, abbiamo a destra il porto di Salerno, sulla sinistra quando passiamo c'è una galleria, che sono dei lavori in corso da diverso tempo, e i nostri cittadini che sono andati per una volta a Salerno hanno visto questi lavori, la cosiddetta galleria del Cernicchiaro. Questi lavori si stanno completando, devono attraversare gli ultimi 20 metri per completare la galleria. L'impresa che sta facendo i lavori ha rappresentato al prefetto, all'autorità portuale, ai comuni interessati il fatto che per rompere questi ultimi 20 metri di galleria ci saranno delle vibrazioni, ci saranno degli impatti, e sono preoccupati ovviamente che questi impatti possono avere una ricaduta in termini di sicurezza sul viadotto e su tutto il sistema, diciamo così, che ruota intorno. Per cui ci sono state decine e decine di riunioni coordinate dalla prefettura con tutti i soggetti, non ultima l'abbiamo fatta giovedì, cioè ieri, rispetto a venerdì che sto parlando, con il prefetto per seguire e monitorare questa situazione. Questi lavori dovrebbero finire il 7 settembre, per cui si è deciso di ritornare ad un provvedimento che noi già avevamo conosciuto, cioè il divieto di passaggio dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate, che pertanto dovranno impattare sulla viabilità ordinaria e passare per la Salerno, Vietri, Cava, Nocera Superiore, Angri, eccetera, eccetera. Noi ci siamo occupati di questo, ripeto, con decine e decine di riunioni per capire come poter limitare al decine e decine di riunioni, non voglio esagerare, molte riunioni, alcune in presenza, altre utilizzando le tecnologie, come si dice adesso, da remoto, per cercare di limitare al massimo l'impatto negativo sulla nostra città, e soprattutto di chiedere che questi lavori importantissimi, perché poi avremo dei benefici anche noi, perché è da lì che poi passeranno questi mezzi, che i lavori si realizzassero nel più breve tempo possibile e che soprattutto in questa fase si stimolasse l'utilizzo della, della 30, e che quindi la maggior parte di questi mezzi, invece di passare nelle città, prendessero l'autostrada Caserta-Roma. Ed è quello che sta accadendo, stiamo monitorando gli effetti, e quindi ci sarà, c'è sicuramente un piccolo disagio, e soprattutto che cosa si è constatato? Che nell'ultimo tratto che ci interessa, cioè sulla Salerno-Reggio Calabria, tornando da Reggio Calabria, quindi da sud, verso Cava e verso il nord della provincia, soprattutto diciamo la mattina presto, c'è una coda anche di alcuni chilometri dovuta ad un restringimento della carreggiata, sempre funzionale a questi lavori. Di conseguenza, chi deve fare quell'attraversamento la mattina presto prendesse la strada alternativa, e si evita anche questo inconveniente. Quindi sono lavori indispensabili di miglioramento, e quindi ovviamente è stato chiesto ai comuni, ai sindaci, di concorrere a questo sforzo, e ovviamente noi siamo una città importante, non è che ci possiamo mettere a fare i masanielli per strada, dobbiamo concorrere a uno sforzo complessivo coordinato dal prefetto, dall'autostrada, dall'autorità portuale e dai sindaci di Salerno, Cava, Nocera e così via.